L'annuncio dello stesso ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che in un'intervista dice tornerà il posto di polizia all'interno degli ospedali. I primi a ripristinarlo saranno le grandi strutture della capitale, il San Camillo, il San Giovanni, l'Umberto I e il Grassi di Ostia. La scelta determinata dal loro alto afflusso di pazienti e pronto soccorso. Sono più di 2 milioni l'anno gli ingressi nei reparti di emergenza del Lazio e le aggressioni sono quasi quotidiane e in aumento rispetto agli anni passati, come certifica una ricerca del NURSID, il sindacato delle professioni infermieristiche. Pazienti sotto effetto di alcol o droghe capaci di aggredire medico e infermiere se stufi dell'attesa, spesso con episodi di violenza e minacce con armi. E in assenza del sanitario ad andare in frantumi sono porte, vetrate e sale d'attesa. L'ultimo caso è i primi di gennaio al Sant'Andrea di Roma. Il medico schiaffeggiato e colpito da una borsa mentre tutto il personale infermieristico e ausiliario presente veniva pesantemente insultato. Il caso più clamoroso lo scorso 19 settembre quando 25 persone di etnia rom organizzarono una vera e propria spedizione punitiva contro una coppia che si era rivolta al pronto soccorso del San Camillo per farsi medicare dopo una colluttazione con uno di loro. L'aggressione ai due, ma anche ai sanitari intervenuti per evitare il peggio. Ora torneranno i presidi della polizia. Una buona notizia per il personale d'emergenza.